fatto passare prima era un camion contenente salmone proveniente dalla Norvegia e quindi lo abbiamo fatto entrare sì nella corsia, ma poi l'abbiamo fatto scorrere un neoprodotto in concorrenza con i tanti imprenditori presenti qui e in tutta Italia. Il camion invece che abbiamo fermato adesso contiene uova. Tenendo presente che siamo, come dire, siamo autosufficienti nella produzione delle uova e allora anche qui, chissà come mai le uova vengono importate. Carlo Salvan, presidente di Coldiretti Veneto. Come mai Coldiretti oggi è al valico del Brennero? Oggi migliaia di soci da tutta Italia sono presenti al valico del Brennero per denunciare ancora una volta le importazioni sleali che danneggiano i nostri imprenditori agricoli in tutta Italia. Al tempo stesso vogliamo anche lanciare un'importante iniziativa con una raccolta firme per una legge di iniziativa popolare europea che coinvolge l'Italia e altri paesi per chiedere e pretendere l'etichettatura dell'origine obbligatoria in tutti i prodotti alimentari, estendendo quindi la normativa che l'Italia ha già avuto come da apripista negli anni passati e che oggi deve diventare estesa a tutti gli altri prodotti per garantire trasparenza e tracciabilità al consumatore che oggi ha fame di Made in Italy, ma che purtroppo trova invece tanto falso Made in Italy che danneggia i nostri imprenditori. Noi donne di Coldiretti siamo arrivate qui al Brennero oggi per dire stop alle importazioni sleali. Dobbiamo difendere il vero Made in Italy che oggi è sotto attacco. No fake in Italy.